Franco Magro, vieni rosa. Cosa ci fai aspettare? La luna che non c'è di Bocelli. Signore, a voi, rosa Franco Magro. Bella voce, complimenti, anche se si sente che sei giovane,
Ma la tua voce mi ricorda tantissimo quella della ragazza che cantava, non ricordo il nome, quella della ragazza che cantava, che faceva la parte della sirenetta, dava la voce alla sirenetta. Se avessi cantato quelle canzoni là sarebbe stato spettacolare, invece ha scelto Bocelli che è tutt'altro genere, tutt'altra voce, te la sei andata a prendere così, l'ha scelta apposta, ci pensa la tenga. Però complimenti. Grazie. Rosa, ti ricordi cosa ti dissi l'altra volta, no? Sì. Mi fa piacere il fatto che stai iniziando a capire che il palco non mangia nessuno. E ti ho visto più carica prima dell'esibizione, anche se sei ancora un po' statica, però tu devi essere, ti continuo a dire che devi essere assolutamente consapevole dei tuoi mezzi, perché hai una voce che può spaziare in diversi ambiti, un timbro che crescerà, un'estensione che crescerà, e tu puoi dare molto ma molto di più. E quindi mi aspetto da te questo, mi aspetto una maggiore presenza scenica, perché la tua interpretazione, quando sei te stessa, fa bene i brividi. Ok? Grazie. Continua così, perché sei piccolino però puoi dare molto. Ok? Grazie. Dolcissima, ci metti sentimento, ci metti cuore. E queste sono le cose più importanti. Poi tutto, scusate la voce, tutto il resto verrà col tempo, però sei una di quelle persone che cantano e si vede che amano farlo, quindi brava. Grazie. Grazie.